Il grano è alla base della nostra alimentazione fin dall'inizio della civiltà, dalle coltivazioni nella cosiddetta mezzaluna fertile, da quando il frumento modificò le usanze dell'uomo fino a spingerlo a costruire nuovi modelli di società, fino all'attuale produzione mondiale stimata in 700 milioni di tonnellate annue. Eppure oggi per molte ragioni qualcosa sta cambiando. Il nostro corpo fa fatica ad assimilare pane e pasta. Sorgono nuove malattie e forme di intolleranza al glutine. La produzione industriale, la coltivazione di grani OGM e le farine raffinate stanno cambiando un corso storico lungo millenni. Nella nebbia di un mattino di dicembre, ai margini di un campo della Val di Sieve che anni fa era coltivato a grano, ne abbiamo parlato con Elena Valenzi, ricercatrice dell'Università di Agraria di Firenze. La celiachia altro non è che un'infiammazione cronica dell'intestino tenue. Questa si può manifestare in soggetti che sono geneticamente predisposti a causa di un elevato consumo di glutine. Il glutine che noi consumiamo può essere molto diverso a seconda proprio della matrice, della fonte primaria, ovvero del grano in cui esso è contenuto. I grani infatti commerciali hanno un'elevata quantità di glutine. Le varietà antiche del grano non sono altre che delle varietà selezionate comunque, che sono state soggette a miglioramento genetico prima dell'avvento di un'agricoltura che fosse piegata a quelle che sono le esigenze dell'industrializzazione, nella trasformazione poi dei prodotti derivati dalle materie prime, no? E quindi di un'agricoltura in cui si voleva che la pianta fosse ben adattata a quello che era l'ambiente. Ogni zona aveva un ecotipo esatto, ogni zona aveva un grano esattamente, e questo fa sì che le varietà antiche siano varietà molto più rustiche, molto più resistenti a un cambiamento climatico che può avvenire in una determinata zona. Il consumatore, secondo me, alla fine non si deve domandare quando o stupire davanti a un prezzo elevato di un pane che viene da grani antichi e magari a lievitazione naturale. Si deve piuttosto domandare come mai siamo abituati a comprare, che ne so, 1 chilo di pasta o 1 chilo di pane a prezzi veramente irrisori. Cioè, alla fine siamo anche quello che mangiamo, e forse ci siamo abituati un po' troppo a accontentarci di alcuni prodotti, ecco, che poi magari anche per la nostra salute non sono l'ottimale. Recuperare questa coltura ha quindi una molteplice valenza. Ottenere farine ad alto valore aggiunto, ridurre gli attuali problemi di intolleranza dovuti alle produzioni industriali, innovare e mettere in funzione un mulino a vento, mantenendone il valore storico, scegliere grani antichi e promuoverne la semina sul territorio. A lanciare questo progetto è stato il gruppo d'acquisto solidale Mulino a Vento, che ha la propria sede a Monte di Frassi, nel comune di Pontassieve. Ne abbiamo parlato con Sara Rebellino ed Emanuele Corelli, che in questi anni ha tra l'altro intrapreso uno studio per scoprire la storia dei mulini e della coltivazione del grano sul territorio. Il territorio della Sieve era un territorio a forte vocazione cerealicola, addirittura c'è una varietà di grano antico che si chiama Sieve. Con l'avvento dell'inurbamento delle campagne nelle città c'è stato uno spopolamento delle campagne, la gente ha cominciato a trasferirsi nelle città e avere meno necessità di dover andare al mulino locale a macinare il proprio grano, che veniva macinato con cadenza quasi mensile nei mulini locali. È stato il 2014, il nostro gas ha l'idea di prodursi grano e cercare un'azienda agricola che supportasse la nostra impresa, cioè fondamentalmente ci desse 1 o 2 ettari per poter coltivare del grano biologico da poi ridistribuire tra le famiglie. Il precedente gas non se la sentiva di affrontare questo progetto insieme, si scinde e 10 famiglie fondano un altro gas, il Mulino a Vento, con sede qui alla bottega del Mulino a Vento. Insieme partiamo per questa esperienza, prendendoci noi, autofinanziandoci, quindi accollandoci le spese del grano, delle lavorazioni nel campo e della macinatura. È in questa fase che ne parliamo con i proprietari di Lavacchio, che appoggiano l'idea. A comprendere l'importanza di questo progetto è stata la fattoria di Lavacchio, azienda agricola bio situata a poche centinaia di metri dal mulino e che ha naturalmente sposato la missione del gas. Siamo un'azienda biologica e come azienda biologica sposiamo la biodiversità e quindi abbiamo cultura di
uva, oliva, ma anche di grano. Farlo all'insieme di un gas era evidente perché secondo me le aziende che producono devono anche produrre ad ascoltare il consumatore. Il gas è, diciamo, un gruppo di consumatori avvertiti, di consumatori in qualche modo che richiedono la qualità, e quindi secondo noi il gas dovrebbero tutti associarsi alle aziende e le aziende produttrici associarsi poi ai gas. Allora, in un primo tempo la Vacchio mette a disposizione il mulino per macinare il grano, ed ora il secondo step è quello proprio di mettere a disposizione dei terreni per piantare varietà di grano autoctone, però anche varietà di grano che sono ideali per il nostro terreno. E infatti, è quello che abbiamo deciso, era di coinvolgere più aziende, non solo la nostra, proprio perché ognuno ha un terreno, un'esposizione diversa, e quindi ognuno ha una peculiarità e per un grano particolare, perché l'idea era quella di piantare diversi tipi di grani. Quando biologici, l'importante è essere coerenti. Noi non siamo biologici per marketing o per vendere di più, siamo biologici perché crediamo assolutamente e crediamo che abbiamo in un certo senso una piccola funzione nel proteggere l'ambiente. Ma oltre alla terra, al sole e al lavoro dell'uomo, per chiudere il cerchio è necessario il vento. Il mulino, restaurato grazie all'intervento sinergico di soggetti privati e pubblici, è momentaneamente fermo a causa dei danni provocati dalla tromba d'aria della scorsa primavera. Ma a breve sarà di nuovo in funzione, pronto a trasformare in farina il grano raccolto nei terreni circostanti. Questa trave quadrata in realtà ruota, e c'è un tamburo lì metallico che gira su una bronzina, e quella va lubrificata con quella... Con questo meccanismo si aziona il freno. Allora, qui dentro ci abbiamo le macine, ce n'è una fissa e una che gira vorticosamente su di lei. Sono di pietra molto dura che viene mantenuta affilata costantemente da degli scalpellini che si chiamano rabbigliatori e che con degli scalpelli appositi aguzzano le scanalature delle macine che servono a triturare perfettamente il seme. Il grano viene inserito in questa tramoggia che viene scossa da delle vibrazioni tramite un legno che, lo vedete lì, struscia sull'albero che fa girare la macina, e scuotendo fa scendere il grano con costanza, senza che saturi questo becco all'interno delle macine. Con questa rotella possiamo registrare la distanza fra le macine, anche in relazione a quanto si consumano le macine progressivamente. Una volta prodotto esce da qui, viene insaccato e poi, se lo vogliamo, nel momento che esce da lì è un grano, è una farina integrale. Allora, questo dei 5 mulini a vento della zona che erano su questo territorio è uno dei più recenti, perché risale quantomeno alla metà del 1800, perché già nel 1865 lui è censito sulle mappe catastali e su atti del governo. Quindi sicuramente già macinava nella seconda metà dell'Ottocento. Un progetto quindi che dopo una prima sperimentazione già mira a crescere. Come e perché è spiegato direttamente dai membri del GAS. Per fare i panettoni hai bisogno di quella farina, per fare la pasta in casa hai bisogno di quell'altra farina. Chiaro che se noi andiamo a produrre un pane esclusivamente fatto con il Verna, forse sono 5 le persone che l'apprezzano. Quindi l'obiettivo è, pensando poi a una distribuzione futura diversa, okay, dobbiamo abbracciare più fasce di mercato, quindi questa farina Verna dovrà essere mischiata ad altre farine. E quindi perché non produrla? Adesso noi i nostri campi li abbiamo in montagna, quindi il Verna va benissimo, ma nel momento in cui si aggiungono altre fattorie o comunque altri terreni, noi potremmo diversificare e a questo punto fare una farina formata dalla macinatura di più grani diversi, che diano un prodotto come siamo abituati a mangiarlo. La cosa importante è che questo progetto poi è nato da un desiderio,
che è quello montante dei membri di questo gas, che più o meno tutti si facevano e si fanno il pane in casa, con impiego di lievito di pasta madre, cioè tradizionale, tecniche di panificazione tradizionali, anche con il forno elettrico, con il forno a gas, però tecniche di panificazione tradizionale, perché proprio per sfruttare al massimo un prodotto di qualità, quindi che sia tracciabile sul territorio, che sia di questo territorio e che utilizzi la nostra tradizione del pane. Se macini un grano qualsiasi con un mulino moderno, lo spogli completamente di tutte le parti nobili del chicco di grano, cioè gli va via il germe, gli va via tutti i tegumenti, l'aleurone, che sono le parti nobili del chicco di grano. La farina diventa sterile. Quindi la farina è un prodotto che addirittura ti costringe per la panificazione a addizionare la massa di una serie di additivi che favoriscano la lievitazione, l'imbrunimento del pane, l'elasticità della massa lievitata. Quindi è evidente che panificare con grani moderni, macinati con sistemi moderni, è negativo per la salute dell'uomo a lungo andare. Gli amanti delle comodità potrebbero chiedersi se davvero questa sorta di ritorno al passato meriti tutto questo sforzo, ma se non bastassero le ragioni di salute o quelle del palato, la bontà del progetto, dalla semina alla macinazione, viene dichiarata dall'ambiente. Sostenibilità totale garantita dal chilometro zero e dall'assenza di scarti. Il nostro progetto del grano non è finito lì, perché in tutte le riunioni che abbiamo fatto, io ti posso dire, in un anno noi ci siamo visti fissi tutti i mercoledì sera e a volte anche un giorno in più alla settimana per fare il punto, quindi comunque già l'impegno è importante, però è venuto fuori che farina, grano, paglia, noi di quello che abbiamo prodotto abbiamo utilizzato tutto e venduto tutto, comprese le balle di paglia. Anche la crusca, capito? La semente è nata lì e crescerà lì e verrà macinata qui a Monte di Frassine e mangiata da famiglie che stanno in questo territorio, e lo scopo è questo. E quello che trapela dalle parole di tutti i soggetti interessati è la passione, oltre la fatica e la gioia, che sta dietro uno stile di vita capace di creare valore e comunità. Le famiglie si ritrovano a lavorare insieme, a studiare un modo per proteggere i terreni, a raccogliere, a macinare e infine a mangiare. Alcune delle immagini mostrate sono state realizzate dai membri del GAS per documentare giorno per giorno il corso dell'opera. Perché entrare in un supermercato e mettere un prodotto nel carrello, per quanta attenzione si possa concedere al prezzo e all'etichetta, non ci rivelerà mai il valore di ciò che compriamo. Vivere la terra giorno per giorno e confidare nel vento che fa ruotare le pale trasforma invece il consumatore in un attore protagonista, consapevole e capace di tutelare davvero il territorio in cui vive.